Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con Fidi Toscana, la finanziaria regionale al centro del dibattito nell'aula dell'Assemblea Toscana per la volontà da parte della Giunta regionale di cambiare strategie su questo fronte e in particolare il dibattito è stato acceso anche sul passato di Fidi Toscana e allora vediamo com'è andata in Consiglio regionale con la protesta che nel mentre era anche fuori in piazza davanti alla sede della Regione Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati. È stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi del Partito Democratico e di Italia Viva, che punta a tutelare il valore di Fidi Toscana attraverso un procedimento di selezione di nuovi soci in tempi brevi. La Regione, infatti, vuole diminuire la sua partecipazione all'interno del pacchetto azionario della società finanziaria nata negli anni 70. Si trasforma così l'assetto societario, ricercando nuovi privati a cui affidare le quote di maggioranza di Fidi. La risoluzione approvata dall'Assemblea Toscana cerca inoltre di tutelare competenze e posti di lavoro, oltre a garantire che il procedimento di selezione di nuovi soci avvenga in tempi brevi. Per garantire una Fidi Toscana in-house servirebbero 6 milioni l'anno di commesse e una spesa tra i 19 e i 22 milioni di euro per liquidare gli altri soci bancari come MPS e Intesa. Cifra che attualmente non è in bilancio e che sarebbe difficilmente reperibile se non sottraendola ad altri settori, ha spiegato in aula l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras. Abbiamo pensato, ha aggiunto l'assessore, a Sviluppo Toscana e Fidi insieme come avrebbe voluto Gianni, ma la Corte dei Conti non consente di avere partecipazioni in soggetti che hanno le medesime competenze sulle stesse materie. Quindi si punta su Sviluppo Toscana, già società in-house della Regione, che è la soluzione pronta per affrontare le sfide economiche ed è già in condizione di assorbire Fidi. A causa di questo cambiamento d'assetto, i 53 lavoratori di Fidi passerebbero a Sviluppo Toscana, soluzione che per Marras sarebbe la migliore per salvaguardare il personale. Ma i dipendenti hanno protestato contro la privatizzazione della finanziaria, manifestando davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione, chiedendo di trovare una strada alternativa allo smembramento della società. La Regione Toscana non ha il 51%, è l'azionista di riferimento, ma la maggior parte del capitale è nelle banche che per una serie di motivi, si sono disinteressati, non hanno aiutato Fidi. Allora che facciamo? Il mercato è cambiato, abbiamo dei mercati con degli importanti operatori e allora che cosa bisogna fare? Creare un pacchetto di maggioranza e cercare di metterla sul mercato ma questo non significa che la Regione dovrà uscire fuori, perché il 51% è nelle banche. Se le banche non intendono, non sono più interessati, creiamo un pacchetto di maggioranza e cerchiamo, e questo ovviamente facciamo, ora andrà avanti la nostra giunta, a vedere chi ci propone un'idea imprenditoriale valida per Fidi Toscana, mettendoci anche capitale, perché il mercato del credito è particolarmente, ci sono grossi operatori, quindi per coprirgli anche le spalle, perché da sola, solamente con una Regione Toscana che ha anche altre finalità, non ce la facciamo. Perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la Giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo.
i bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico, e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di 2 anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana, che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie, e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato, ecco, detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività, ecco, di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, affidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali e con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi Fidi del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non chiede, non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente, quindi il nostro convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccola e media impresa, che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Non si è capito come mai la regione toscana ha creato due società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la regione toscana se ne vuole disfare? Quello che è stato sollevato da più parti è stato anche questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti, dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri, approfondire anche alla presenza dei dirigenti regionali. Ma ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva, come dire, portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare, diciamo, a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su Sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile, perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente, ecco, una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, il primo vero fallimento politico.
Spazio anche all'arte in Consiglio regionale con la mostra dedicata ai combattenti alleati di origine italiana nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Un omaggio molto importante e ci sono davvero storie da sottolineare e da non dimenticare mai, come ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo illustrando l'esposizione. Una mostra fotografica dedicata ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale è quanto proposto dal Consiglio regionale della Toscana con la rassegna Voci di Libertà fino al 22 aprile nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, un'ampia esposizione frutto di quasi 10 anni di ricerche negli archivi e nelle vecchie edizioni dei giornali, nonché dell'incontro con veterani o con i loro discendenti. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. E questa mostra è un modo per dire grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile, e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi, e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Questa mostra ci ricorda del sacrificio, del contributo che ha fatto i soldati italo-americani, i partigiani italiani nei confronti del nazifascismo. E quello che sta succedendo in Ucraina, gli ucraini anche stanno dimostrando un coraggio simile. Ci ricorda molto, questa mostra ci ricorda anche quello che sta accadendo in Ucraina. E a proposito di mostre, un anno intero di esposizioni in questo 2022 accoglierà i visitatori a Palazzo Pretorio a Certaldo, un'iniziativa presentata in Consiglio regionale. Un anno di mostre accoglierà i visitatori di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, in provincia di Firenze, con esposizioni di 3 grandi artisti contemporanei nostrani. Il programma è stato presentato in Consiglio regionale. La prima delle rassegne a prendere il via sarà una finestra sulla produzione pittorica dell'artista Luigi Montanarini, fiorentino di nascita, scomparso nel 1998 a Roma e molto legato a Certaldo. Perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal Comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 66 furono scelti 2 suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi 2 disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio fra il comune di Certaldo, appunto, e Montanarini, che è valso veramente la pena di esporre, perché trattasi di lettere scritte con una calligrafia veramente elegante che ad oggi non si vede più. La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Giampaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018, conosciutissimo Talani qua a Firenze. Abbiamo l'affresco alla stazione di Santa Maria Novella, affreschi datato 2006. Si chiude invece con Claudio Cionini, pittore che vive e lavora a Piombino. I suoi quadri sono immediatamente riconoscibili perché sembrano delle vere e proprie immagini fotografiche. Cionini ritrae paesaggi industriali, basta pensare alla sua Piombino con le acciaierie, così come alle metropoli.
Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma c'ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. Ed è sempre stata la sua forza, quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante, e il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di appunto livello nazionale e internazionale. E con questo è davvero tutto, la nostra trasmissione termina qui, l'appuntamento con la voce del Consiglio è fissato ovviamente per la prossima settimana, ma potete sempre restare aggiornati su tutti gli argomenti trattati e su tutte le notizie relative alle attività dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.